Si torna a casetta! La prossima volta credo che vi toccherà correre molto più forte, ragazzi! È irritante! Con quei cavalli ci riacchiappano tutte le volte! E non se ne parla nemmeno di rubarli, sono guardati a vista! Ma... Fratelli, mi sa che stavolta mi è venuta in mente una bella idea che riuscirà a farci evadere! La bicicletta! Un mezzo semplice, una sana attività ludica che occuperà i detenuti in un'atmosfera distesa e conviviale. No. È un'idea eccellente! Creiamo un club! Che ne pensa? Mm? Eh sia! Molto bene! E come funziona? Semplice! Uno, mani sul manubrio. Due, inforcare. Tre, posare un piede sul pedale. Quattro, spingere staccando... Oh, sì! Bravissimo! Molto spettacolare! Normalmente si fa... come loro? Come noi! Oh, è un rodeo! Ascolta, ho un'idea. La cosa è abbastanza umiliante. L'importante è riuscirci, no? Guarda, devono essere sicuramente animali di qualche circo. Mi hanno morso quelle bestiacce! Adesso possiamo andare a provarle fuori? No! Non fa niente, tanto ho un piano. Prendiamo lo slancio, decolliamo e superiamo il muro. Oh là là, non sarà per niente facile. Bisognerebbe abbassare il muro. Oppure farsi un po' di muscoli. I Dalton fanatici dello sport, guarda come si sono gonfiati. Sì, si sono gonfiati a metà, però. Quelle bestiacce non imporranno la loro legge nel mio penitenziario. Chi è il capo, eh? Le vedette sono rientrate. Sembra che i visipallidi abbiano inventato un altro trucco scarsino. Forza, in fila! Seguite il cane da pastore! Cos'è che stai facendo? Una danza tradizionale? Io opterei per un rito sciamanico. No, è un mezzo per andare più veloce che a piedi! Dove si sono diretti? Basta seguire la linea continua. Daltola! Ridate le merendine ai bambini! È da quella parte! Aspettatemi! Brutti visi pallidi! Ah, finalmente li abbeverano quegli animali! Abbiamo seminato gli indiani, possiamo riposarci. Filiamocela!
Tana per i Dalton! I fratelli Dalton sono nascosti qui! Torna subito qui! Sono stanchi, tra non molto li raggiungeremo. Coraggio, fratelli! Dobbiamo fare ancora un piccolo sforzo! Ad ogni modo, riusciremo a riacciuffarli, come al solito. Non ce la faccio più! Ho pedalato troppo! Coraggio! Dietro queste dune c'è il confine di Stato! Addio, biciclette! Conviene sempre andare a piedi! Ho capito di che animali si tratta. Grandi snob mettono la testa sotto la sabbia. Sono gli struzzi. È tutto calmo, eh? A chi verrebbe in mente di evadere con questo caldo insopportabile? Con questo caldo infernale, la mamma si arrabbierebbe se sapesse che stiamo tentando di evadere senza mettere i cappellini. Silenzio, imbecille! Non vorrei che ci scoprano! Ce l'abbiamo fatta! Ho sfondato il muro! Possiamo fuggire! Allarme! Allarto! Fate piano! Tagliamo la corda! Presto! Sbrigati che stanno arrivando! Finalmente! Viva la libertà! Gettate subito a terra le armi o faccio fuori Joe Dalton! E con che cosa? Aprite il portone o faccio fuori Joe Dalton! Beh, cosa aspetti, Joe? Faccio fuori Jack! E William! Siete tornati indietro per prendere i cappellini? Sembra che abbiano inventato un nuovo gioco. Vediamo se riesco a capire le regole. 5 clienti? Qui rischiamo di perdere 5 clienti in un colpo solo. Cercherò di farli ragionare. Su, non bisticciate, in fondo siamo una grande famiglia. Stringetevi la mano e rientrate nelle vostre celle. Perché non fuggiamo tutti insieme, Stinky Bee? Tu hai le armi e noi abbiamo il buco. Mi prendi in giro? Credi che sia stupido? Aprite immediatamente il portone o faccio fuori uno degli ostaggi! Lui! Sono pronto a negoziare, ma prima dovrà liberare un ostaggio! Libera me! D'accordo! Ne libero uno e scappo insieme agli altri 3! Libera me! Io ho voglia di restare qui in prigione! Sapete, oggi c'è il macinato alla mensa! Vi raggiungerò dopo! Davvero? E come farai a ritrovarci? Beh, potete inviare l'indirizzo del vostro nascondiglio al signor Peabody! Bene, è l'ora delle sberle. Che strano gioco! A quanto pare ci si deve picchiare tra compagni di squadra. Tieni le pistole. Datevi una calmata, fratelli balordi. Solo io ho il diritto di picchiare gli ostaggi. Hai capito? Tu pensa solo a non combinare altri guai. Aprite immediatamente il portone o faccio fuori Stinky Bill. La zuppa è pronta! Bene, fuori uno. Da questo momento saremo i 3 fratelli Dalton. Che cosa dici, Joe? La famiglia è una cosa sacra! E va bene! Allora sono disposto a barattare Stinky Bill per Everell! Ma non avremo più ostaggi! È vero, però abbiamo le armi! Uno scambio, d'accordo! Ci vediamo sul cammino di ronda! Stinky Bill per Everell è una grande quantità di carne macinata!
Siamo pronti? Presto, passami quelle scodelle. Prendila tu, Everell! Attenzione, oh, siamo al punto di partenza. Che situazione grottesca! Non cercare di fare il furbo, Stinky Bill. Arrenditi! Sei tu che ti devi arrendere! Ti ho preso in ostaggio per primo! Ho capito. Di questo passo faremo notte. Ah, forse so cosa potrebbe fare al caso nostro. Bellina nanna che ci cantava la mamma! Ah, ma smettetela, idioti! Non capite che vogliono farci addormentare! Dobbiamo rimanere svegli! Non riesco a capirlo, questo gioco. Le regole sono davvero troppo complicate. Ascoltate! Niente più musica! Siamo liberi! Tagliamo la corda! Tagliamo la corda! Ehi, ma lei stanno commettendo un fallo! 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 Allarme, allerta! Presto! Troviamo il nostro buco e andiamocene via! Tigio, ma qui non si vede niente! Smettila di lagnarti! Cerchiamo il buco! Non si vede niente! Silente, dov'è il maledetto buco? Non avevo mai notato tutti questi cactus nel cortile del penitenziario! Eccolo! Il nostro buco! Fratelli Dalton, posta per voi! È carino da parte sua averci scritto. Io lo sapevo che era una brava persona. Aspetta che possa usare di nuovo le braccia e saprai qualcos'altro. L'evasione è sempre stato il mio sport preferito. Siete pronti al decollo? Via! Sì! C'è qualche ritardo sul volo? Hai sentito anche tu quel ruggito bestiale spaventoso? È inutile che insisti, non funziona. È un leone? Ma no, che stupido, soltanto le tigri hanno le strisce. Funziona! Brutta bua passata. Grazie, mio amichetto! Guarda, sembra che il colosso abbia un debole per Joe Dalton! Debole dal quale rischia di essere stritolato! È un aristocratico che ha preso una botta in testa. Oh, poveretto, e perché ora si trova qui? I pazienti dell'ospedale che lo aveva in cura si lamentavano, li scambiava per giocattoli! Oh, uccellino vola! Questa forza bruta può farci molto comodo.
No! Boom! Che meraviglia! Ascoltami, amico, con la tua forza e la mia intelligenza potremo fare grandi cose insieme. Sì, tu mi amichetto. Guarda di fronte a te, lo vedi quel portone? Anche quel bel portone è nostro amico. Amico! Amico! Bella! Ciao, ciao! Altro che bestiaccia feroce! Dà la zampa come se fosse un barboncino! Ecco bella! Oh, ti sei dimenticato di me? Vieni qui, aiutami! Bella. Non vorrei lasciarmi appeso come un salame! Non è colpa sua, non sa controllare la sua forza. Ma io devo controllare le spese. Bella! Cattivi! Metterli in gabbia è una cosa ripugnante. È l'unica cella abbastanza resistente per lui. Oh, sta cambiando il tempo. Aprite la gabbia, ci schiaccerà. Arrabbiato. Signorina Betty, vuole lei? Bella! E ora che succede? Che facciamo? Tagliamo la corda o le chiavi. Aiuto! Fate qualcosa! Salvatemi! Aiutatemi, vi prego! No, no, fermi! Vi ordino di non sparare! Mettete via le armi! Sentito. E adesso che cosa facciamo? Forza, datemi una mano, è bloccata! Ehi, ragazzi, guardate un po' che cosa ho trovato! Razza di imbecille, quello non ci serve a niente! Ah, perché nessuno viene a salvarmi? Signore, le sue maniere sono così volgari e rudi che è riuscito a farmi adirare. Spero che vorrete perdonare il mio comportamento sciocco puerile del tutto fuori luogo. Sono molto lieto della sua miracolosa guarigione, signor barone. La cura con l'elettroshock ha un grande futuro. Veramente non ne sono affatto sicuro. Amichetto! Fermo, aspettami, amichetto! Amichetto! Signor Peabody, il lupo pazzo mi parlava dei metodi di detenzione degli indiani. È molto interessante! Da noi, niente sbarre né catene. I detenuti lavorano in regime di libertà. Gli indiani si fidano di loro e i delinquenti si reinseriscono quasi sempre nella tribù. Percentuale di riuscita 98,72%. Lupo pazzo mi proponeva di mettere alcuni detenuti a pensione da loro per dimostrarne l'efficacia del suo metodo. Lei dice che potrebbe funzionare?
In fondo, perché non provare? È un'occasione d'oro. Evadere dal campo indiano è uno scherzetto in confronto a una fuga dal penitenziario. Allora, dicono che da voi non si spaccano le pietre. No, non preoccuparti, non avrete certo di che annoiarvi. Lontra molliccia, ti ho finalmente trovato dei nuovi domestici. Mi domando per quale motivo mi abbiano fatto venire. Lo so! Come cane da pastore per guardare il gregge! Allora, contenta, mia piccola lontra? Io no! Sono un Dalton, non una casalinga! Invece di frignare come poppanti, andate a spazzare il campo! Ok, ragazzi, facciamo finta di niente. Ci siamo persi. Il villaggio è da quella parte. Dormite tranquilli, amici miei. Rantanplan veglia sul bestiame. Bene. Certo che quella corda di budello di coyote è veramente robusta, eh? Non la si può ammorbidire! Sì, masticala! Avevi ragione, Joe! Sarebbe molto peggio masticare le pietre del penitenziario! Ci siamo, Joe! Andiamo in fila indiana! Oh, beh, il gregge sale agli alpeggi. È primavera! I coyote migrano verso ovest! Forza, gregge, riscendiamo al villaggio! Forza! Tenete, tocca a voi pulire gli scoiattoli per colazione. Credevo che gli indiani mangiassero carne di bisonte. Normalmente sì, ma in zona c'è solo un vecchio bisonte molto diffidente. Ci pensiamo noi a catturarlo, siamo grandi esperti. Osservate e soprattutto tenetevi a distanza. No, no, non è così che si fa per fiaccare il grosso montone. Ci capite qualcosa della loro tecnica? Dovete ricostruire l'intero villaggio prima del tramonto. Non se ne parla, siamo stufi! Torniamo al penitenziario! Sì, andiamo a masticare le pietre! A pensarci bene, un po' di esercizio non fa mai male. Buone notizie! Ce ne andiamo? No, restate. Ho visto il signor Peabody e siccome tutto procede bene, vi lascia qui e riaffitta la vostra cella.
sono talmente stanco che non ho neanche la forza di scavare. Non evaderemo mai da qui. Venite! Le altre squaw mi tengono il muso perché a causa vostra la mia biancheria è più bianca e il mio tipi è più lustro. Preferisco fare le pulizie da sola e tenermi le mie amiche. Andatevene! Presto! Aprite prima che cambino idea! La nostra cara vecchia cella! Le nostre care vecchie palle! Ho una domanda da farvi. Dal momento che eravamo liberi, perché siamo tornati qui? Altre domande? Bene, allora dormiamo! Ma cos'è questa roba? Beh, scusa, sei stato tu a dirmi di rubare una lima? Sì, ma non una lima per le unghie! Sentite questa! Evasione in massa dal manicomio di Old Gulch. Una ventina di malati scappano dall'istituto. È la terza volta in un mese. Beh, io direi di non aspettare un secolo. Facciamo finta di essere matti. Così ci trasferiscono nel paese dei balocchi. Lasciami stare. Oh, basta! Sta alla larga dalla mia palla! Buongiorno, signora Lumaca. Posso accompagnarla? Mi è venuta un'idea molto animalesca. Scusate, ci conosciamo? Oh, come immaginavo, dei cani abbandonati, è proprio una vergogna. E abbandonati da molto tempo, direi. Dovete essere affamati, seguitemi, forza! Ehi, fratelli Dalton, a che gioco giocate? Sapessi! Rimbambito! Siamo dei cani, non lo sai che i cani abbaiano? Oh, chiedo scusa! Miau, 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 miau! Lo sai, Emmett? Credo che abbiamo un bel problema! Quattro bei problemi, vuoi dire? Già! Basta buttargli delle ossa da rosicchiare, almeno facciamo economia. Non va bene per l'immagine del penitenziario, trasferiamoli a Old Gulch. Il manicomio è di un'altra epoca, che orrore! Ho fatto uno stage di psicopatologia ed è un metodo rivoluzionario. Mi lasciate entrare? Sarebbe molto positivo per il suo istituto se io riuscissi a guarirli. Bene, tanti pure, le do un giorno, dopodiché farò loro una doccia fredda. Simpatici i trovatelli, ma occupano troppo spazio. Non c'è problema, se vi sentite a vostro agio così, bisogna solo cercare di capire perché. Cosa vedete in questa immagine? D'accordo, e in questa? Bene, e in questa? Appassionante! Appassionante! Ma che le dice il cervello? Non ci trasferiranno mai! Diamoci dentro! Siete pronti? Io vado! Prova ad assaggiare il mio pugno, Joe Dalton! 20-1 che Bill lo riduce in patè per cani! Ci sto! Si fermi, è malato! Non se ne rende conto! Fatemi rifare i connotati a quel brutto cagnaccio! Sia ben chiaro che nessuno intervenga, sono i miei pazienti! Regressione dei pazienti allo stato animale, appassionante. Allora, trovatelli, vogliamo socializzare? Adesso state abusando della mia ospitalità! Oh.
Lo so, purtroppo non se ne rendono conto. Di chi è la palla? Allora, questi matti sono meno matti? Non ancora, ma con le cure adatte, se mi concede un'altra settimana, credo che... Li trasferiamo domani! Dalto, la cuccia! Funziona, si va al manicomio! Lo vede? Sono completamente pazzi! Sono convinta di poterli curare! Piccola Betty, devi essere coerente con la tua scelta! Manicomio. In piedi, Dalton! Vi faccio evadere! Fate presto! Cosa? Perché? Ma noi non abbiamo chiesto niente! Ho addormentato Pete con un sonnifero! Su, non perdete tempo! Non abbiamo tutta la notte! Finché avrò vita, non se ne parla di mandarvi a Old Gulch! Il signor Vero Falco vi curerà con le piante! Sono buone le piante! Noi non le vogliamo le piante, vogliamo andare al manicomio! Ci faccia andare al manicomio in pace! Noi siamo matti! È la pazzia che la fa parlare! Che lo spirito maligno che vive in te esca dal tuo corpo, Joe Dalton! Razza di mentecatto! Noi non siamo matti, vogliamo solo evadere! Non siamo matti, capito? Siamo normali! 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 Non siamo matti! Normali! 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 Non siamo matti, avete capito? Non siamo matti! Non siete matti! Ripeti quello che hai detto, Joe! Bau bau! Lo sapevo, sono guariti! E senza lavata di capo! Riconosco la qualità delle sue cure, trasferimento annullato! Hanno socializzato i miei trovatelli e la cosa mi scalda il cuore!